Ordine dei Medici di Siracusa, focus sui dati epidemiologici della provincia di Siracusa. Il patto di responsabilità sociale al quale aderiscono associazioni imprenditoriali, sindacati, ambientalisti e mondo della istruzione, ordini professionali, nasce con l'intento di approfondire ragionamenti e di costruire prospettive partendo dall'accertamento dei fatti concreti. Il gruppo di lavoro industria e impresa del patto di responsabilità sociale ha applicato la metodologia di fotografare i fatti reali che riguardano l'industria nel nostro territorio con l'obiettivo di puntare in maniera condivisa verso lo sviluppo sostenibile. Con l'apporto costruttivo della comunità scientifica si vuole fornire oggi una fotografia autentica dei dati epidemiologici in provincia di Siracusa con l'obiettivo di informare correttamente tutte le parti interessate. Il gruppo di lavoro industria e impresa del patto di responsabilità sociale coordinato dal professor Salvo Adorno ha presentato nella sede dell'Ordine dei Medici di Siracusa in Corso Giovanni i dati epidemiologici aggiornati per la provincia di Siracusa, frutto del lavoro di ricerca condotto dai ricercatori dell'Università di Catania in collaborazione con l'ASP e l'assessorato alla salute della Regione Sicilia. Il focus ha visto gli interventi di Anselmo Madeddu, del presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Siracusa, sulla percezione del rischio in un'area industriale, il caso Siracusa. Francesco Tisano, responsabile RTP ASP Siracusa, su strumenti, metodologie e accreditamento dei registri tumori. Margherita Ferrante del Centro Studi Interdipartimentale Territorio e Sviluppo Ambiente dell'Università di Catania su analisi dei dati sui tumori e sulle malformazioni congenite. In effetti il patto oggi presenta il risultato del primo step di ricerca sulla questione, sui dati epidemiologici relativi alla provincia siracusana. Il compito del patto è quello appunto di studiare il territorio in primis, quindi di conoscerlo attraverso un'indagine seria sugli aspetti sanitari, sugli aspetti produttivi, sulla capacità di tenuta del territorio anche relativa a temi come quelli della bonifica, o come quelli della formazione professionale, dell'innovazione tecnologica. E credo che la novità del patto consista proprio in questa volontà di conoscenza per mettere, diciamo così, il patto stesso, ma anche la cittadinanza, di fronte a dati su cui poter ragionare e quindi evitare, diciamo, letture ideologiche o comunque prive di fondamento. E questo è appunto il primo risultato. Spero che a breve, anzi sicuramente a breve, presenteremo altri momenti di riflessione sui temi della bonifica e poi sui temi della formazione professionale. La situazione SIN dei comuni, praticamente per quanto riguarda i dati di tutti i tumori e i dati delle malformazioni, si presenta in una maniera diciamo abbastanza serena, nel senso che non abbiamo delle particolari preoccupazioni per quanto riguarda la mortalità per tutti i tumori, che è assolutamente in linea con la mortalità a Siracusa città e nel resto degli altri comuni siracusani e anche per esempio in altre zone, per esempio un paragone che oggi farò con la città di Catania. Per quanto riguarda invece l'incidenza, che è il numero di nuovi casi di tumore, siamo assolutamente anche qui abbastanza in linea con Siracusa e altri comuni siracusani, mentre le città, per esempio come Catania, Palermo, eccetera, sono molto al di sopra come numero di nuovi casi. Quindi io non avrei una preoccupazione particolare. Ci sono alcuni tumori però che sono tipici, come abbiamo diciamo più volte detto. Per esempio, uno è il mesotelioma, che è il tumore dovuto all'esposizione all'amianto, e in questo caso ovviamente nel comune di Priolo abbiamo un maggiore numero di casi di mesoteliomi, che è dovuto proprio alla non presa in carico del problema della gestione dell'amianto, che avviene un po' a livello nazionale e che fa registrare un aumento di casi di mesotelioma in tutte le aree, quindi non soltanto nelle aree industrializzate, ma anche in aree chiaramente dove ci sono manufatti abbandonati dovuti per esempio alla scarsa gestione nel campo dell'edilizia, della dismissione industriale oppure della dismissione urbana. E poi un altro, diciamo, problema che si può presentare, che è tipico e specifico, è quello invece delle malformazioni ad Augusta, ma in particolare non di malformazioni, di tutte le malformazioni, ma soltanto di uno specifico tipo, che sono le ipospadie,
che sono alcune malformazioni dell'apparato riproduttore che si manifestano soprattutto a seguito di esposizione a mercurio, no? Per esempio, quindi lì in quella zona sappiamo che c'è stato una passata contaminazione dovuta appunto a sversamenti di mercurio. Il problema da un punto di vista delle sorgenti è stato risolto perché le industrie sono state dismesse, le attività che facevano produzione e sversamento di mercurio, però chiaramente residua un problema di esposizione della popolazione. Ci sono stati anche dei contenziosi e dei ristori ovviamente in questo senso per quanto riguarda i danni subiti, e in questo momento direi che la situazione è maggiormente sotto controllo. In ogni caso sono dati che su cui non c'è da discutere sulla metodologia, che è l'aspetto che prevalentemente come responsabile del registro tumori prevalentemente tratto e tratterò oggi. La metodologia è una metodologia che si avvale di gli strumenti che utilizziamo nell'ambito del registro sono degli archivi sanitari, archivi informatizzati sanitari e non sanitari, che sono archivi, numerosi archivi, e sono completi, e ci si avvale di vari archivi, fra cui le schede di missione ospedaliera, archivi di cause di morte, estensione di etichette per patologia, proprio per evitare il rischio di perdere qualche caso. Quindi la nostra casistica si può dire che è assolutamente esaustiva, completa in ogni dettaglio, e le statistiche che elaboriamo finali sono sostanzialmente quattro: quelle di incidenza, cioè se il numero dei casi per anno, prevalenza, mortalità e sopravvivenza. Questi sono i dati principali che elaboriamo nell'ambito del registro tumori. Attualmente noi abbiamo definito l'anno di incidenza 2013 e saranno presentati adesso dalla professoressa, che definisce il dettaglio dal punto di vista scientifico, saranno presentate date fino al 14-15, quindi sono dati assolutamente abbastanza aggiornati. Un'ultima cosa che mi sento di dire per smentire talvolta l'accusa a cui alcuni dei registri tumori sono soggetti, che è quella di presentare dati vecchi, che i dati dei registri tumori, anche se sono di 4-5 anni, non si possono mai definire vecchi, perché vedete, il tumore è una malattia che da quando si applica interviene un fattore di rischio necessita di diversi anni di latenza per potersi estrinsecare. Quindi se io sono a rischio zero di tumore al polmone, per fare un esempio, e perché non fumo, non ho altre esposizioni particolari, eccetera, e da domani inizio a fumare, io non svilupperò, io, una popolazione di un comune, non svilupperà il tumore se non fra 10-20 anni. Quindi per questo non si può parlare di dati vecchi quando si presentano dati di 4-5 anni fa.